Buongiorno cari amici, sono Fiorella, Nostra Signora. Ascoltando il messaggio odierno dei nostri amati maestre, dei nostri amati angeli, che come sempre dico dall'alto, tutto si vede meno e meglio, ebbene sì, fa riflettere ogni creatura che ci ascolta. Ora, lo ascoltiamo insieme e poi darò il mio breve giudizio. Ora ascoltiamo. Sono Alan, Kempis e François. Adorate creaturine e o non creature. Noi oggi vi vogliamo raccontare, no? Ma spiegare cosa fanno certi italiani, che per la verità sono così nella stragrande, ma grande, grande maggioranza. Sento alcuni di voi inorridire di fronte al caso Berlusconis. Pardon, Berlusconi. Cari, cari, cari amici e nonna. Intanto dovremo, una volta per tutte, 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 chiarire chi è veramente Berlusconi. È vero, è un gran puttaniere e se non vado errato, anche uno strafottuto malvagio. Ora sento molti, ma molti, molti italiani inorridire innanzi alle nostre dichiarazioni. Siate o siamo onesti, ma lo dobbiamo essere fino in fondo, con tutti, ma proprio tutti, tutti noi. Intanto vorrei, e dico vorrei, proprio, ma proprio vedere in ogni dove. Ovvero, là dove mi giro, in ogni dove c'è corruzione, c'è puttanismo. E passatemi pure questo termine, che da voi è ben poco conosciuto. C'è orrore, fino all'osso, del fottuto individuo. E mi spiego meno o meglio. Noi che da qui, tutto, ma proprio tutto vediamo, possiamo affermare con cognizione di causa che in ogni individuo c'è del berlusconismo. Cosa dite? Non è così? Ah no? Allora, cari, cari amici e nonna, potete voi smentirmi se vi dico che in ogni, e se dico ogni creatura, c'è dell'arrampicatismo. Ovvero, è vero o non è vero che mirate pur sempre al sesso? E non ultimo, anzi, per primo, al denaro. Chi mi può smentire? Se vi dico che al posto suo, cioè di Berlusconi, ben pochi, ma molto pochi, anzi, noi che da qui tutto, ma proprio tutto, tutto vediamo, vi diciamo che quasi, quasi, quasi nessuno, perché quei pochi che noi conosciamo, che sanno o sono veramente onesti, con se stessi sono proprio, proprio, proprio pochi, pochi, pochi. Noi che siamo sicuri di ciò che vi affermiamo, vi diciamo che forse sì, lo sono al mondo una manciata di persone. E mi spiego e lo ripeto.
parlo a coloro che sanno e sono onesti profondamente con se stessi. E anche se gli altri o voi lo volete fare, ma in realtà ciò che certi fanno è pur sempre sì dettato dal buon cuore, ma quel cuore è un finto cuore, perché è sempre in agguato a fare ciò per ricevere grandi, ma grandi meriti. Tutto qui. Ma del resto, ormai lo sapete, no? Tutto, ma proprio tutto viene dall'io. Una volta espletata, per così dire, questa grande, no, ma grandissima lezione che impartisce la vita, soltanto dopo, ma molto dopo, l'individuo è al servizio di Dio. A proposito, ho visto che questi giorni il vostro così tanto, ma tanto amato, capo di Stato, che è così amato, quando non sa cosa fare per rimpinzare le tasche del suo partito, ecco che allora si inventa senatore a vita. Bravo idiota, bravo, bravo. Finalmente hai tolto un pezzo di maschera. E lo dico a te, Napolitano. O no? Hai tolto la maschera? Perché in realtà ciò che conta per te sono i tuoi ideali, ovvero il comunismo. Ma non sai che presto, molto presto, decadrà ogni forma di comunismo? E allora, tu e quelli come te, che sanno soltanto succhiare il sangue alla gente indifesa, e o povera di mente e di spirito, soltanto allora farete conti con Dio e tutti, ma proprio tutti noi. Noi che da qui tutto, ma proprio tutto vediamo. Sai cosa ti dico, Napoletano? Vaffanculo. E te lo dico perché so che ci ascolti. C'è più buono in Berlusconi che a livello mondiale passa per il peggior nemico dell'Italia che non nel tuo finto perbenismo. Neanche tu sei assente da puttanate. E se lo vuoi sapere, le tue sì che hanno rovinato l'Italia, non quelle di Berlusconi. Preparati, fiorella. Presto, ma molto presto, saremo su ogni giornale del mondo. So quanto ti pesa uscire allo scoperto, ma ricordati sempre, non temere nessuno. Non affrontare mai, e se dico mai nessuno, con timore. Perché nessuno mai, mai, mai sarà più al sicuro di te. Su questa marcia Italia, ma non solo. Arriveremo noi con te, e te lo assicuro, adesso sì che il mondo ne vedrà delle belle. Adesso il cielo si aprirà. E ogni creatura avrà il suo salario. Capito, Fio? Nota bene. Ho sentito Gino dire che non si deve nominare il nome di Fiorella. Brutto imbecille. La conosci la storia della volpe e dell'uva? Tu sì che sei una volpe, ma malefica. Visto che dici che l'uva non ti piace. Sai cos'è l'uva? È spirito divino. E niente altro, frascicone da strapazzo. E adesso farai i conti con noi. Tutti, ma proprio tutti noi. Perché se non ti affretti a chiederle scusa, ma stavolta lo dovrai fare in ginocchio,
Capito Oco del Campidoglio? Ecco amici, adesso avete capito cosa significa quella famosa frase. La volpe che non ama l'uva perché non riesce a prenderla. È in realtà il significato della lotta tra il bene e il male. Coloro che sono nel male vorrebbero essere nel bene, ma poiché non lo possono, ecco il perché sparlano. Perché appunto sono animali astuti e malefici. Ecco, abbiamo imparato un'altra cosa, vero amici? A proposito di Napolitano, che dovrebbe essere vecchio e saggio. Ora capite che né la vecchiaia né la saggezza vanno di pari passo, e lui lo sta dimostrando. Quell'imbecille pensa che gli italiani siano stupidi, o almeno certi italiani. Cosa fa lui in un momento cui l'Italia taglia nelle cose più importanti? Gli italiani sono messi in ginocchio e puniti nelle cose più importanti, sanità, istruzione, pensioni, eccetera, eccetera, eccetera. Lui, esaltato nei suoi ideali, cosa fa? Per assicurarsi i voti del suo partito, nomina 5 senatori a vita. Ma dico io, brutto imbecille, perché so che ci ascolti. Dovevi rimpinzare di denaro 5 individui soltanto perché sono comunisti? Non avevi di meglio da fare? Oltretutto, tra questi tuoi eroi, ci sono furbetti che per sfuggire al fisco italiano hanno preso residenza a Monte Carlo. Brutto imbecille. Prima di agire, vedi di riflettere un po' meglio. E se mi incazzo, o Dio si incazza, sai cosa fa quell'organo? Quando è eretto, allora sì che produce vita. Quando è moscio, non serve a nessuno. Ora sentirai Dio che si incazza, e non solo con te, ma tutti gli imbecilli come te. E forse ora vedremo il salario divino. Grazie amici, perché vi sono sempre più numerosi. Grazie che ci supportate e sopportate. Buona riflessione, alla prossima!